Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni, che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa seconda domenica dopo la Pasqua ci racconta 2 apparizioni di Gesù risorto. La prima apparizione è avvenuta lo stesso giorno della Pasqua, il primo della settimana, alla sera. Gesù al mattino era apparso a Maria Maddalena, come abbiamo sentito domenica scorsa, e alle donne che erano andate al sepolcro. Alla sera Gesù è apparso ai discepoli che erano asserragliati nel cenacolo per paura dei giudei, per paura di essere arrestati e anche loro condannati a morte. Il corpo glorioso di Gesù, che era stato rianimato da una, dicono gli scienziati, da una esplosione di energia, di luce, una cosa che è rimasta addirittura impressa nella sindone che c'è a Torino, è un fenomeno straordinario, miracoloso. Ecco, questo corpo glorioso di Gesù era un corpo normale, come il nostro corpo naturale, nel senso che si poteva vedere, si poteva toccare, Gesù poteva parlare, poteva mangiare, poteva bere, e Gesù ha fornito tutte queste prove ai suoi discepoli perché non pensassero che lui era un fantasma o uno spirito o uno spettro, perché constatassero che era proprio lui in carne e ossa, con i segni della crocifissione. Ma essendo un corpo glorioso, cioè un corpo divino, soprannaturalizzato, santo, allora aveva delle facoltà, dei poteri straordinari, preternaturali, come quello di poter passare attraverso le porte chiuse del cenacolo. E lo sottolinea il Vangelo 2 volte. Gesù è passato attraverso le porte che erano sbarrate, chiuse. E proprio per questo che ha suscitato Gesù tanto stupore e tanta gioia nei discepoli, che proprio non si aspettavano la visita di Gesù risorto, non credevano, non pensavano alla resurrezione, anche se Gesù 3 volte aveva detto nel Vangelo,
a questi apostoli che lui sarebbe stato martirizzato e ucciso, ma dopo 3 giorni sarebbe risorto. Ora, questa storia dell'essere ucciso non andava a genio ai discepoli, non ne volevano sentire, non capivano, facevano finta, ma no, Gesù, anzi a un certo punto Pietro si è messo davanti al Signore, l'ha rimproverato, ma perché fai questi discorsi che ti devono uccidere? Non è possibile, non sarà. E Gesù gli ha dovuto dire, vai dietro di me, Satana, perché tu pensi secondo gli uomini, non secondo Dio. La volontà di Dio era quella. E poi per la resurrezione i discepoli pensavano, come tutti gli ebrei, che sì, alla fine del mondo tutti risorgeremo. Ecco, quindi non avevano proprio nessuna idea, nessuna aspettativa di questo tipo. Dopo 3 giorni, il terzo giorno, ecco, allora calcoliamo un po' i giorni, perché qualche bambino mi ha chiesto, ma com'è sta storia? Se Gesù è morto venerdì, doveva risorgere lunedì. Perché diciamo che è risorto domenica? Dove sono i 3 giorni? Ecco, il tempo di Gesù si usava a contare sia il giorno d'inizio, che quindi è il venerdì, quando Gesù è morto, sia il giorno di fine, che è il giorno dopo il sabato. E questo giorno che noi chiamiamo domenica, che è proprio il terzo giorno. Quindi Gesù risorge dopo 3 giorni, il terzo giorno è risuscitato, diciamo nel credo. Quindi abbiamo venerdì, sabato e domenica, ecco il terzo giorno, perché loro contano il giorno di inizio e il giorno di fine, qui 3 giorni. Allora questo giorno non si chiamava domenica quando Gesù è risorto, aveva altri 2 nomi. Gli ebrei avevano la settimana, 7 giorni, la chiamavano quel giorno lì la prima feria, prima feria. Anche noi diciamo che ci sono i giorni feriali, deriva dal latino, la feria, quindi 6 giorni feriali. Gli ebrei avevano un giorno festivo, il sabato, sabato che è una parola ebraica che vuol dire fermata, ci si ferma, Dio ha smesso di lavorare nella creazione, il sabato, quindi vuol dire il riposo, dovevano riposare il sabato. I romani invece avevano 9 giorni la loro settimana. Si chiamava Nundina, e il giorno che corrisponde alla prima feria per i romani si chiamava giorno del sole, sole di vuol dire dies, giorno, sole, giorno del sole, e come noi diciamo lunedì, giorno della luna, e poi martedì, giorno di Marte, che è il dio della guerra, purtroppo lo vediamo agire ancora oggi, e e vedete, allora, dopo 3 giorni, questo terzo giorno, è la prima feria degli ebrei, è il sole di dei romani. E come dite, ma come mai ha cambiato nome questo giorno? È certo che ha cambiato nome. Ha cambiato nome perché è diventato domenica. E domenica deriva da Dominus, che vuol dire Signore, il Signore risorto. Quindi è il giorno del Signore risorto. Domenica deriva da Dominus, Dominicus, Dominica, Domenica. Poi le parole un po' cambiano nel tempo. E quindi il Signore Dominus risorto ha fatto sparire i nomi di prima feria ebraico, il nome di sole di romano, e ha sostituito questi 2 nomi con il nome del suo nome, il giorno del Signore Dominus, del Signore risorto. E questa parola domenica ci deve sempre ricordare che è il giorno del nostro incontro col Dominus, con il Signore risorto. L'ha voluto Gesù stesso questo nome, questo giorno. È il nome santificato dalla resurrezione di Gesù e quindi il giorno festivo per noi cristiani, e lo dobbiamo santificare, come dice il terzo comandamento, ricordati di santificare la festa, e quindi andando alla Santa Messa. È una cosa importantissima, allora, è un comandamento importante. Il nome di domenica ci deve sempre ricordare le nostre radici cristiane. Perché? Perché c'è in giro una mentalità un po' del mondo, della filosofia laica, ecco, di questo mondo moderno, che vorrebbe togliere la parola domenica. Ma cosa c'entra questa parola? Ecco, e adesso la chiamano weekend. Uno deve andare a pensare, weekend, vado, faccio il weekend, ecco, arriva il weekend, la fine settimana. No, cerchiamo di evitare questi inglesismi un po'
e queste cose che vorrebbero. Perché bisogna stare attenti, se si comincia a togliere le parole tipiche della nostra religione nel comune parlare, anche noi se parliamo di weekend, dimentichiamo che non parliamo di domenica, non parliamo più del Signore. E pian piano si cerca di eliminare un po' la vita cristiana, la fede cristiana. Allora noi dobbiamo tenerci a questo nome, arriviamo alla domenica, dobbiamo pensare che il giorno del Signore risorto, del Dominus vivente, che viene a noi per che cosa? Per darci la pace. Per tre volte nel Vangelo di oggi, pace a voi, diceva Gesù. E quanto c'è bisogno di pace oggi, che c'è la guerra. Ci rendiamo conto di quanto è importante questa pace. Pensate che nel Medioevo, anche lì facevano la guerra purtroppo, va bene. Però quando arrivava la domenica, era il giorno del Signore, che aveva detto pace a voi, si faceva una tregua, le armi non facevano del male, allora smettevano di fare la guerra alla domenica. Purtroppo oggi, neanche quando c'è la Pasqua, smettono di fare la guerra, qui non fanno una pausa. Ecco, quindi questo è il primo dono che dà il Signore. Quando arriviamo la domenica dobbiamo avere la pace nel cuore. Veniamo qui in chiesa per ricevere il dono della pace di Gesù. Ed è molto importante questo dono, lo vediamo. E poi anche Gesù ha soffiato sugli apostoli: ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Quindi ci dà il dono della guarigione, della liberazione, della salvezza, soprattutto della sua misericordia per i nostri peccati. E allora è importante che noi veniamo qui per farci perdonare anche i nostri peccati che abbiamo fatto nella settimana. E poi anche riceviamo lo Spirito Santo per avere la forza di affrontare una nuova settimana dove dobbiamo essere dei buoni cristiani. E lo saremo se veniamo a messa e quindi facciamo dei buoni propositi di essere più santi e più forti nell'affrontare la settimana. Questa è la prima apparizione. Vediamo ora la seconda apparizione, che è avvenuta 8 giorni. Perché 8? Perché contano un giorno in più gli ebrei, quindi sarebbe il 7° giorno in pratica. E quindi è ancora la domenica. Gesù appare sempre, anche in altri casi, in altri Vangeli, appare sempre in questo giorno. Allora vuol dire che lui ci ha dato un appuntamento. Quando due fidanzati si danno un appuntamento, è guai a non osservarlo, perché è un appuntamento di amore. Il Signore ci dà un appuntamento che ci vuole bene, ci ama, ci vuol dare le sue grazie, la sua salvezza. Uno non può dire, ma io vado a messa giovedì. Domenica no, perché devo far da mangiare, devo andare in gita, devo far di qui, devo far di là. E no, Signore. Se il Signore ci dà l'appuntamento la domenica, non posso dire vado a messa a giovedì o a venerdì. E quindi teniamoci, perché è un gesto di amore che corrisponde a questo che vuole Gesù. È un appuntamento di salvezza e di amore. Vuole che noi siamo fedeli, l'ha voluto lui questo giorno, questo incontro, e dobbiamo andare incontro al suo desiderio. E qui abbiamo l'episodio di Tommaso che abbiamo sentito nel Vangelo. È importante capire perché l'Evangelista ricorda il soprannome di questo discepolo, questo apostolo, Tommaso, chiamato Didimo. E voi mi direte, ma cosa vuol dire Didimo? Certamente non è una parola italiana, è una parola ebraica. Ecco, Didimo si traduce in italiano gemello, gemello. Didi, da due, no? Riuscite a capire, no? Un po' anche l'origine della parola ebraica, gemello. E allora è importante, perché Tommaso era sì un gemello, probabilmente, no? Nato da un parto gemellare, ma è gemello soprattutto in senso spirituale. Gemello vuol dire simile. Se voi avete due persone gemelle, fate fatica a riconoscere chi si chiama così, chi si chiama cos'ha. La mamma e il papà, magari a furia di guardarli, anche se sono quasi uguali, però li sanno un po' riconoscere. Ma noi, la prima volta che vediamo due gemelli, diciamo sono uguali, sono simili, non so chi è l'uno, chi è l'altro, o chi è uno, chi è l'altro. Ecco, quindi gemello vuol dire simile, uguale, identico, non si distinguono facilmente. Ecco, allora pensiamo al nostro modo di dire anima gemella. L'anima gemella qual è? È l'anima che ha intimamente una similitudine. Sono simili proprio nell'anima. Anche qui c'è un gemellaggio anche spirituale. È quel gemellaggio che tante volte porta a capire che quella è la mia ragazza, quello è il mio ragazzo,
e allora mi sposo, la sposo, e allora è bello, insomma, ci si sposi sempre così, partendo da quest'anima gemella che si scopre, che si trova, e quindi è molto bello. Voi capite allora l'importanza. Ecco, c'è una parola che fa capire proprio questo gemellaggio spirituale, ed è proprio dell'Apostolo Tommaso, che è molto significativa. In occasione della morte di Lazzaro, Gesù decide di andare da lui dopo che Lazzaro è morto, nonostante il pericolo di essere lapidato, cioè di essere ucciso dai giudei. E i discepoli glielo fanno notare, ma Gesù, tu vuoi tornare là? Guarda che ti hanno promesso che ti fanno fuori. Dopo magari fanno fuori anche noi. Avevano paura un po' i discepoli, no? Insomma, erano un pochino, non gli piaceva tanto la storia di tornare lì in Giudea da Lazzaro. E allora ecco che arriva Tommaso, chiamato Didimo, detto Didimo, che rompe gli indugi e dice agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Che frase, eh? Cosa vuol dire? Che Tommaso era gemello di Gesù nell'affrontare la sua morte, la sua passione. Nella sua morte, voleva essere gemello di Gesù, quindi muore Gesù, moriamo anche noi, andiamo anche noi a morire con lui. Che frase coraggiosa e forte, eh? E qui era veramente un gemello in senso simile a Gesù, in senso spirituale, del voler morire con lui, anche se poi sappiamo che per un momento di debolezza e di paura anche lui è scappato. Quando sono arrivati i soldati per arrestare Gesù, anche Tommaso è scappato. Però lui voleva morire, ma insomma, a un certo punto ha ceduto un pochino. Forse anche per questo che aveva un po' di vergogna e di dispiacere più degli altri. E la prima volta che è apparso Gesù lui non c'era nel cenacolo. Forse aveva qualche rimorso in più. Aveva detto: andiamo, voglio essere gemello nella morte di Gesù. E non è stato capace di farlo. Ecco, allora cosa succede? Che quando è apparso Gesù, ecco, lui ha sentito gli altri che dicevano: sai, è apparso Gesù, è venuto Gesù. Dice: no, se io non vedo, se non tocco, metto la mia mano, allora non ci credo. E Gesù è apparso. Questo gemellaggio gliel'ha donato Gesù. Quando è apparso, ecco, non è stato gemello nella passione di Gesù, Gesù l'ha reso gemello nella resurrezione sua. L'ha reso simile a lui e lui ha detto: sì, mio Signore e mio Dio, credo adesso che ti ho visto, anche senza toccarti, anche perché. E quindi ha creduto proprio nella resurrezione, è diventato gemello di Gesù nella resurrezione. Ecco, vedete, come a Tommaso, così anche noi Gesù ci offre questo gemellaggio, questa somiglianza, questa unione, questa similitudine spirituale con lui risorto. È un gemellaggio che ci fa beati, eh? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto e hanno avuto fede come noi qui in chiesa. Quindi a noi il Signore Gesù risorto chiede di avere fede e ci chiediamo però che tipo di fede, qui è molto bello sottolineare questo, che tipo di fede vuole Gesù da noi attraverso questo episodio di Tommaso. Vuole la fede di Tommaso, detto Didimo. Quindi non soltanto, vedete, una fede comunitaria, quella che stiamo vivendo qui noi in chiesa adesso, dove diciamo nostro Signore, nostro Dio, no, una fede personale, dove tu dici mio Signore e mio Dio, come ha detto Tommaso. Quindi è certo importante avere la fede dei discepoli, abbiamo visto il Signore, il nostro Signore, ma Tommaso no, il mio Signore, il mio Dio. Quindi ci deve essere una fede proprio che è tipica nostra e Gesù personalmente. Parlavo con una maestra dell'elementare che aveva una lunga esperienza ed era la vigilia della pensione e mi diceva: sa Don Bruno come sono cambiati i bambini da quando ho cominciato io a insegnare? Perché gli ho detto? E perché i bambini, una volta la maestra era la maestra della classe, era la maestra di tutti. Ecco, e se c'era da dire bravo lo dicevano a tutti, e se c'era da dare un castigo castigavano tutti. Adesso i bambini di oggi, no, non è più così. Adesso vogliono la mia maestra, vogliono un rapporto personale con la maestra. E se c'è da dire bravo, no, vogliono sentire bravo, non bravi. Io sono stato bravo,
E la maestra dice, guardate che è così, i bambini sono cambiati, vogliono un rapporto personale con la maestra. E così poi il Signore, Tommaso ci indice, sì, diciamo nostro Signore, mio Dio, quindi ci vuole un rapporto veramente personale di cuore con il Signore. Così deve essere un pochino anche per noi, altrimenti non è proprio la fede di Tommaso, è una fede soltanto comunitaria, no? Ci deve essere la fede poi personale. E poi anche una fede gemellare, basato su un rapporto di anime gemelle. Cosa vuol dire? Che la nostra anima e Gesù deve essere come due anime gemelle. Voi che avete avuto l'esperienza di innamorarvi e di fare un matrimonio, di sposarvi, potete capire cosa vuol dire questo, come è importante. Quando si è gemelli, quando ci sono certe caratteristiche, per esempio un'attrattiva affettuosa con Gesù, ecco, un amore sincero, vero, eterno, l'anima gemella per tutta la vita, sempre, noi saremo sempre innamorati di Gesù, sempre amici di Gesù, una profonda intesa di cuore, un'amicizia semplice, spontanea, sincera, una grande affinità di carattere. Ecco, per esempio Gesù, il cuore mite umile, si è gemelli di Gesù se siamo così, perché se siamo aggressivi, cattivi, no, che gemello sei, tu non sei come Gesù. E così una frequentazione stabile, costante, ecco, e non che vado a messa una volta all'anno, non si può fare, non si è gemelli così, no? Frequentarsi, una commissione di pensiero familiare intima, identici principi morali del Vangelo, stessi ideali, valori, progetti, reciproco stimolo alla correzione, al miglioramento, alla perfezione, l'essere uguali nelle idee, nei progetti, nell'idealità, nei principi. Questo è essere gemelli, questo è molto bello e importante. E quindi nella nostra fede dobbiamo avere questa caratteristica che ci chiede Gesù proprio attraverso San Tommaso. È la fede di un'anima gemella con Lui. In questo gemellaggio termino dicendo che ci deve essere una nota particolare, essere gemelli nella misericordia, che non è facile, perché oggi è la giornata della Divina Misericordia, di Gesù misericordioso. Allora chiediamo la grazia di essere sempre gemelli per la misericordia con Gesù. Ecco, per avere e ricevere ciascuno di noi una grande misericordia e perdono dei nostri peccati, e per donare misericordia agli altri per i loro peccati o per i loro bisogni, essere così. Allora se saremo gemellati, simili a Gesù nella misericordia, è una grande grazia che dobbiamo chiedere al Signore ed è una bella testimonianza che possiamo dare a tutti.